Nell'anno 1989 la piccola Mitchell Corporation rilasciò un titolo che, insomma, all'epoca ebbe sì un discreto successo, ma non abbastanza per impensierire la concorrenza. Pang, noto anche come Pumping World. Se dobbiamo vedere la storia, beh, se devo essere sincero, non c'è. Ma vediamo ovviamente la grafica, visto che parliamo della versione arcade. Allora, devo dire che graficamente è un gioco che si presenta abbastanza bene. Ambientazioni proprio un po' statiche, si ispirano a tantissime che sono presenti nel nostro mondo e sono tutte quante ben ispirate. Poi il personaggio è, diciamo, ironico, molto stile giapponese e le animazioni sono discrete. E poi anche addirittura gli oggetti su schermo, niente male, insomma, una grafica molto semplificata. Per l'audio vi dico che abbiamo effetti sonori carini, simpatici, un po' tipo derivati quasi da Super Mario Bros. 3, sì, perché sono molto 8-bit, ma abbiamo una colonna sonora composta da Yoko Shimomura e anche addirittura da Tamayo Kawamoto. Una colonna sonora, certo, carina da ascoltare, molto bella da ascoltare, e poi se vi state chiedendo chi sia Yoko Shimomura, quella che ha fatto la colonna sonora di Super Mario RPG, di Shin, di Xenoblade, di Kingdom Hearts e di Parasite Eve. Quindi una garanzia. Ed eccoci alla giocabilità. Questo Pang cos'è? È una sorta di gioco d'azione un po' particolare. Funziona così, che noi guidiamo il nostro protagonista con una sorta di arpione, che ha infinite munizioni, e devi anche addirittura colpire tutte quelle palle colorate dalla più grande, fino a farle diventare più piccole per farle sparire, in un certo limite di tempo. E vi avverto che non è proprio semplice, perché, diciamo, i palloni non è proprio facile fermarli tutti, e piano piano, quando andrà avanti la clessidra, il tempo andrà più veloce e le palle diventeranno sempre più veloci. E poi, diciamo, ogni volta che il personaggio viene colpito dal pallone, perde purtroppo una vita. Ma che sono, scusa, macigni? Le vite sono a 3 a disposizione, quindi state molto attenti quando giocate. Insomma, un gioco che sa essere molto semplice, difficile e veloce. E sapete quanti sono i livelli che dobbiamo affrontare? Una 50 in 17 aree geografiche ambientate nel mondo. Sono tutte quelle reali, dal Monte Fuji all'Isola di Pasqua. Non ve le dico tutte perché dovete scoprirle da soli. Insomma, un titolo che sa essere molto divertente e ha dato il via a una saga. Se volete recuperarlo, oltre esiste la versione arcade, c'è per Amstrad CPC, per Atari ST, Commodore 64, Amiga 500, ZX Spectrum, MS-DOS, Game Boy, Super Nintendo, TurboGrafx CD e anche per l'Amstrad GX 4000. Insomma, non avete scuse per evitarlo. Ci vediamo domani!